Dai, tira una cosa a caso. Con Stefano? Ti aiuto col supporto video. Guarda il supporto video. Che meraviglia sta foto, guarda, icona. Stefano Ranucci. Oh, ragazzi. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno anche a voi. Buonanotte. Buona domenica. Sì. Qui voi parlate o de cazzate o de robe de magnate. Si nota tanto sta cosa. Beh, è vero, però è domenica, è una cosa senza impegno, insomma, voglio dire, non è che vogliamo fare grandi cose, no? Stamattina spiccanasavo su Facebook, ho visto che è un giorno importante per qualcuno lì, se può fare gli auguri in diretta. Che carino! Buon compleanno! Grazie Stefano, un baciotto! Mamma mia, ne prendo tutto! grazie a tutti. Prego, per quel che riguarda il Damagnà, ecco, ho appena giusto visto ieri il tuo amico Cristiano che mangiava un piatto di gnocchi a quattro ganache, ecco. Ci ha fatto pure, l'ha messo pure in mezzo a doffette de pa. Ci ha fatto un panico e gnocchi con la papera. Io temevo che raccontassi quell'altro aneddoto, quello del cestino sotto il tavolo, ma meno male che non l'hai raccontato. No, adesso ce lo racconti invece. Guarda, c'hai veramente lì un compagno che è una roba proprio da chiuderlo dentro uno sgabuzzino, ecco, che non lo so. Cercava... e buttare via la chiave. esatto. Cercava della pizza, no? Perché lui la scarpetta col sugo la voleva fare con la pizza. Io ho detto: mi dispiace, ma alle 2:30 la pizza l'hanno finita, si è mangiata tutti. Ha detto: no, sai cosa ho visto? Su quel tavolo di là. No. Ho visto in una sedia un cestino nascosto, intartanato sotto al tavolino. Se te lo vai a rubare. E allora dico: vabbè, dai, tanto vabbè, non c'era nessuno. Invece si erano mangiati pure il cestino, quindi non c'era rimasto. Secondo me, guarda, Stefano, quel cestino se lo sono proprio portati via. Quanto, ma te devi vedere Claudia la faccia di lui quando non ho trovato il cestino. Se sarebbe suicidato. Ma sì, perché il carboidrato dà soddisfazione, inutile. Sì, vabbè. No. Anche quello dei tavoli altrui. Sì, vabbè, esatto. Vabbè, ma era nel cestino, adesso non era. Insomma, elemosinare così. Veramente, elemosinava proprio. Sono stato punito, infatti non c'era più, vabbè. Stefano. Perché poi te col carboidrato, ecco, siccome prima te sentivo, sì, con quello scialletto invernale, ecco, quanto te vedrei bene. Sì, anche con le ciabattine di flanella. Te giuro, chiamami quando ti metti così che voglio venire a casa tua. Beh, adesso facciamo arrivare il fresco, poi vedremo, insomma, alla fine, ecco, no? Senti Stefano, ti sento oggi, sembri, tu dici che io andrei chiuso nello sgabuzzino, ma io sto parlando con te, oggi parli piano piano, tu mi sembri nello sgabuzzino, come mai? No, sai perché parlo piano? Perché se no mi muoio e mi dà le cighe, siccome ecco, so, oggi approfittavo, ho sentito il tipo lì che faceva le post visioni del tempo, no? Perché sì, ha detto che lui le fa dopo, sì, e allora ha detto che è tempo buono, oggi è una bella giornata, ecco, sto in giardino. Sì. Siccome io, sai, non vorrei che mi sentisse tutto il quartiere che sparo le cazzate con voi altri. Ad Ancona, dici? Rimane un po'. No, io non sto Ancona, io sto a fare. Ah, già, non mi rimane, non mi rimane. Stiamo vedendo anche il tuo gatto sullo stendino in questo momento. Ah, esatto, cioè, infatti c'ho quello lì che vedi sullo stendino. Sì. Sta qui intorno che sta cercando di darmi una mano negli aiuti sì, di giardinaggio. Immagino. Capito? Anzi, a proposito, così la lancio lì, no? Va molto alla radio sì, fare dei quesiti, tante volte ci fosse qualche scienziato che ne sa. Sto guardando le rose, cioè, sai quei maledetti bruchi verdi un po' pelosi? Però secondo me il gatto di queste cose è proprio disinteressato. No, sai? Il gatto è disinteressato, però il bruco non è disinteressato alle foglie delle rose, che ecco, gli potesse prendere un colpo dove si trova tutti quanti, che mi hanno ridotto una rosa. Cioè, tutti i rametti, non c'è più una foglia, no? Che pudessero morire ammazzati. Se qualcuno sa come li faccio secchi con lanciafiamme. Intanto stiamo continuando a sfogliare le tue foto di Facebook, Stefano, non ci facciamo. Ma voi non vi potete fare proprio una manciatina del cazzettino? No, noi la manciatina ce la potremmo anche fare, ma le hai pubblicate tu, quindi evidentemente
Se no potevi anche non pubblicarle. Va bene. Sì. Senti, no Stefano, visto che ci stiri sempre un po' sul il morale, no? In qualche modo, scherzando, eccetera. Allora, è stata una settimana veramente particolarmente dura, insomma, per gli avvenimenti che abbiamo visto, no? Lo sbarco a Lampedusa dei clandestini. Per carità, insomma, abbiamo visto di tutto e di più. Quindi ti chiediamo, tiraci un po' sul morale, raccontaci una barzelletta, dici oggi ad Ancona che cosa succede, cosa farai, dacci un'idea, non lo so. No, niente, guarda, io dunque oggi io sinceramente ho deciso di fare una giornata di assoluto relax e approfitto qui della giornata bella. Forse vado a fare anche una passeggiata di spiaggia, guarda un po'. Bravo. Mi metto. ho sentito che voi se parlate di sagre, no? Sì, di quanto quella della cioccolata è interessante, eh? Sì, quella della cioccolata è molto interessante. Senti, niente, dunque, vedi perché mi hai trovato impreparato adesso un po' il coso, se potevo anche raccontare una barzellettina riguardo. Allora, senti, siccome siamo in tema, se mi concedete 2 minuti, certo. Allora, anche meno. Siccome si parla, c'è un compleanno, no? Allora cosa succede? In un paesello, guarda un po', che la vecchietta del paese, Zitella, insegnante di musica, maestra di musica del paesello, compie i suoi 85 anni. Mm-hmm. Allora il prete, capito, purina, questa è da sola, Zitella, dice gli vada a fare gli auguri di compleanno. Certo. Va, allora va su, no? E porta un po' di una torta e si presenta, bussa, sta professore, sta maestra di musica, gli apre, grazie, com'è che è venuto qui? No, sai, sapevo che era il compleanno suo, sono venuto a fare gli auguri. Grazie, ma quanto sei gentile, baci, abbracci. Ma un po' che mentre baci e abbraccia, sto prete si accorge che sopra l'organo, che questa signora insegnante di musica, insegnante di organo, vede un bicchiere pieno d'acqua con un preservativo che galleggiava dentro. Se può dire, no? Certo, sì, l'hai detto. Sì, tanto è l'ora di pranzo. Sì, no, è l'ora di pranzo. Allora baci abbracci, questo prete però sta zitto perché non sa cosa dire. Certo. Questa lo fa sedere al tavolo della sala, gli racconta tutti 85 anni della vita sua, no? E sto prete, mentre sentiva lì, con occhio dava un'occhiata a sto organo, con sto bicchiere, dice, ma questa se sarà smattita, ma cosa è? E vabbè, allora tutto il pomeriggio, quando sta per andare via, baci abbracci, la grazie, che bella pomeriggio che mi ha fatto passare padre, mi rivenga a trovare quando vuole, sì, mentre la saluta gli dice, senta, io però bisogna che gli faccia una domanda, lei mi deve togliere una curiosità. Dice, cosa c'è padre? Dice, ma mi dice cosa sta a significare col bicchiere sopra lì all'organo, lì sopra con quel profilattico dentro a bagnomaria? Ah, dice, non gliel'ho detto? Dice, no. Allora dice, io camminavo per la piazza del paese, un po' che inciampo una scatoletta, la prendo, la vedo, la apro, c'era il biglietto delle istruzioni, c'era scritto, mettere sull'organo, tenere bello umido, previene dalle malattie, poi sarà 6 mesi, ancora mi riempia un raffreddore. Vabbè, Stefano, ok, va bene. Vabbè, speriamo bene. E quindi si sa mai. Sì. Che domenica. Ma che domenica. Carina. Se non domenica ci siamo domenica più, sai perché, eh? Esatto. Ah no. Ma no. Carina sta cosa. Stefano, ti auguriamo una buona domenica. Sì, davvero. Grazie. Buona passeggiata. Grazie sempre anche a voi, di, ragazzi. Di queste domenica, buone sagre, buon tutto. Buon tutto. Grazie. Oh. Cristiano, sì, spero che ti risento domenica prossima. Speriamo. Ma sì. Se non ci saremo più, vabbè, insomma, alla fine. Vuol dire che il bicchiere sull'organo non ha funzionato. Tutto lì. Ciao Stefano. Ciao. Ti facciamo bene anche noi. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.